Buongiorno, abbiamo il piacere di avere con noi oggi Massimo Poletti, dirigente del Servizio Sistemi Informativi del Comune di Ferrara. Massimo, Buongiorno. benvenuto. Il tema oggi è il rapporto con i fornitori ICT e tu hai una lunga esperienza in questo campo. Il primo ambito che vorrei esplorare insieme a te è quello dell'interoperabilità tra i vari gestionali, in particolare alla luce dei nuovi siti web realizzati con i fondi del PNRR. Qui sappiamo che spesso nell'area cittadino attivo bisogna che diversi applicativi si parlino e spesso ci sono vari fornitori coinvolti. Che tipo di problemi si possono incontrare in questo ambito? Diciamo che il tema dell'interoperabilità fra gli applicativi è sempre stato un grossissimo problema per le pubbliche amministrazioni, specie in passato quando non esistevano degli standard ben definiti, quindi per far parlare fra di loro due applicativi bisognava sviluppare delle interfacce software ad hoc. Adesso per fortuna andiamo verso delle standardizzazioni tramite API e quindi gli applicativi possono parlare fra di loro. Ma il primo problema, innanzitutto, che mi viene in mente è un problema puramente economico, nel senso che per far parlare fra di loro due applicativi bisogna pagare due fornitori che devono sviluppare la parte di interfaccia software di loro competenza. Quindi, quando si affronta questo tipo di spesa, bisogna anche avere presente che avremo negli anni successivi probabilmente un canone di manutenzione da pagare. Comunque, diciamo che con il progetto per lo sportello per il cittadino, questa problematica dell'interoperabilità è diventata sempre più importante. Per cui, tramite l'interfaccia che il cittadino ha a sua disposizione, diciamo dietro le quinte, si trova a dialogare con diversi applicativi che gli devono portare sostanzialmente a video tutte le informazioni necessarie per portare a termine la sua transazione, mantenerla attiva nel tempo e infine concluderla. La cosa più importante da fare, e l'ho visto io quando ho aderito con il mio comune al progetto PNRR 141, è quello di coinvolgere tutti i fornitori che sono interessati alla cooperazione applicativa e fare una chiara contrattualistica. Una contrattualistica che metta bene in evidenza che il loro compito non è circoscritto dalla loro parte, ma è un compito anche di gruppo, nel senso che una mancanza di un fornitore viene a compromettere il lavoro di tutti i fornitori e molto probabilmente viene a compromettere anche l'erogazione del finanziamento, che sappiamo che per i progetti PNRR di digitalizzazione è una cifra una tantum da erogare solo ad asseverazione avvenuta. Ma secondo te qui quello che si deve fare è il carico principale, chi è il gestore del sito, quello che gestisce l'applicativo, il protocollo? Allora, la cosa che mi pesa un po' dirla, ma purtroppo il carico maggiore è quello dell'amministrazione, nel senso che quando c'è fornitori maggiore di uno, allora sta purtroppo all'amministrazione prendersi in carico il governo di tutto il processo. Quindi cosa faccio io ogni tanto? Faccio un SAL, faccio un punto della situazione, faccio un check, perché purtroppo ci si accorge delle volte che c'è un granellino di sabbia che ha bloccato tu, oppure ognuno crede che il cerino sia nelle mani di qualcun altro. Quindi il processo va adeguatamente governato. Adesso ho appena fatto, spero, il penultimo check della situazione, e per quanto riguarda me e i miei due fornitori, spero di asseverare a luglio, però ho dovuto proprio stare molto dietro a questo tipo di progetto. Quindi un ruolo importante di governance proprio dello sviluppo da parte dell'amministrazione. Questo tipo di problemi lo incontreremo anche con le integrazioni per le notifiche digitali, vero? Ah, immagino proprio di sì, nel senso che io non ho potuto aderire al primo giro a causa della notifica delle violazioni al codice della strada che per me era in forma associata, quindi non era possibile. E fra poco farò la domanda e avrò questo problema. Ancora una volta, qui si tratterà, secondo me, di governare i rapporti fra il fornitore o i fornitori e i servizi interni, perché gli interlocutori saranno i servizi che devono notificare cose. Adesso la tassonomia di notifica non me la sono ancora studiata, anzi ho degli incontri con il mio fornitore principale fra poco.
Però vi garantisco che governare il dialogo fra i fornitori e i colleghi dirigenti degli altri servizi non è una cosa banale, perché ovviamente sono anche dei problemi culturali, ecco. Certo. Parliamo invece della migrazione in cloud degli applicativi, che è un'altra cosa che sta avvenendo a ritmi piuttosto significativi in tutto il paese. Qui secondo te sono tutte rose e fiori per i comuni oppure anche qui ci sono delle cautele da mantenere nei confronti dei fornitori? Allora, come al solito di rose e fiori non c'è niente, però ritengo importante segnalare che migrare in cloud è una cosa buona e giusta, perché nella mia vita ho visto troppi data center nel locale delle scope, ecco, quindi è una cosa buona e giusta anche perché non perdo mai l'occasione per ricordare che se il mio comune ha continuato a funzionare nei confronti dei cittadini durante l'attacco informatico dell'anno scorso, perché avevo tutti i miei servizi di front office su cloud e quindi non sono stati interessati dall'attacco. Quindi va bene migrare sul cloud, però come tutte le operazioni in cui porti qualcosa di tuo, e qui ci sono i tuoi dati, nelle braccia di uno o più fornitori, bisogna cercare di mantenere il controllo della situazione. Io per avere un approccio prudenziale, per quanto riguarda i servizi da migrare nell'ambito del progetto PNRR 1.2, ho cercato di concentrare tutto su un unico fornitore. Quindi noi siamo un comune grosso, ne abbiamo tantissimi di servizi. Quindi, però i 21-22 servizi, non mi ricordo, che ho migrato nell'ambito di quel progetto, sono tutti di un fornitore. Quindi questo mi ha molto facilitato la cosa. È chiaro che per altri comuni potreste avere due, tre fornitori. E torniamo al discorso precedente. Se anche un solo fornitore fallisce, poi ci rimetti tutto il finanziamento, quindi ci vogliono queste clausole di responsabilità incrociata. Poi è chiaro che la migrazione al cloud c'è un grossissimo pericolo di lock-in. Il cambio di fornitore, specie per i grossi applicativi, non è una cosa che si faccia spesso No. e a cuor leggero, però può capitare. Ecco, il suggerimento è cercare di avere una contrattualistica che non sia troppo restrittiva, ovvero che abbia delle clausole che permettano un exit strategy la meno fastidiosa possibile, ecco. Sì, a volte poi, soprattutto con fornitori, diciamo, di non grandi dimensioni, entrano in gioco anche subappalti, diciamo, per quanto riguarda poi l'utilizzo dell'infrastruttura cloud. Quindi hai un fornitore per gli applicativi che vanno in cloud e poi c'è un terzo che magari è Amazon, Google o qualcosa del genere. E qui a volte non si vede neanche bene che tipo di subcontratto entra in pista. Allora, il problema della supply chain dei fornitori è un problema molto, molto sentito in ambito privato, però anche in ambito pubblico. Dobbiamo renderci conto che se tu affidi al grosso fornitore X di applicativi gestionali un servizio SaaS, poi non è che lui possieda il data center lo va a comprare da qualche altra parte. Ora, noi come pubblica amministrazione non possiamo fare altro in prima battuta che fidarci della certificazione ACN. Noi dobbiamo, da normativa, il più possibile comprare servizi SaaS certificati sul marketplace ACN. Questo vuol dire che qualcuno per noi ha fatto questi Controlli, e altri contratti. Però io mi sto chiedendo e sto anche esaminando, chiaramente con priorità minore rispetto ad altre cose, dei fornitori di prodotti un po' particolari, se ci sia modo poi di fare un po' di auditing anche verso questi fornitori di servizi SaaS, giusto per capire se veramente tutto quello che dicono è veramente realizzato. Ecco, non sarà facile, però. sono d'accordo e questo è un problema. Massimo, il terzo punto che vorrei affrontare con te invece è la continuità nella governance ICT delle amministrazioni. Allora, sul territorio, con il progetto FAST, noi troviamo spesso situazioni in cui ci sono pensionamenti o trasferimenti che poi lasciano magari vuoto il campo delle competenze tecniche perché magari l'RTD è andato via, è andato in pensione. Il risultato finale spesso è una dipendenza pressoché totale dei fornitori ICT che magari si trovano anche a fare per conto dell'amministrazione quasi delle scelte strategiche come la decisione di partecipare o meno a un bando o valutare
in dettaglio le architetture applicative. Ti volevo chiedere se anche tu hai rilevato questo problema e se sì, come lo potrebbe affrontare un'amministrazione, in particolare magari un piccolo comune. Ecco, questo problema è e diventerà un grossissimo problema. Noi sappiamo dalle statistiche che nei prossimi 5 anni una grossa parte della pubblica amministrazione andrà in pensione. Credo che nel nostro ente andrà in pensione un terzo del personale. Ora si parla tanto di valore pubblico, ma sì, lavoriamo per creare valore pubblico, ma mandando in pensione senza alcun tipo di passaggio di consegne del personale con anni di esperienza, questo valore pubblico poi lo distruggiamo. Ora, noi sappiamo che spesso nella pubblica amministrazione la presenza di quella particolare persona che ha una particolare visione o competenza ti porta avanti i progetti per anni fino a che questa persona non scompare. Ecco, bisognerebbe che le amministrazioni, e qui c'entra anche la parte di direzione apicale e la parte politica, prendessero in considerazione questi problemi almeno con un anno di anticipo. Poi è chiaro che nei comuni piccoli la cosa è molto amplificata. Sostanzialmente noi aiutiamo un paio di piccoli comuni a livello, diciamo, amichevole, ma in uno di questi la persona che aveva un po' di competenze digitali ha avuto una mobilità, quindi per un attimo quel comune è stato completamente scoperto. Il rischio che i fornitori vengano a fare padroni in casa tua sono molto grossi. Allora, in questo caso, in certi contesti possono ad esempio aiutare le società in house. Vedo che oltre alla realtà dell'Emilia-Romagna di Lepida ce ne sono altre importanti in Trentino, in Veneto, e vedo che aiutano molto anche a Cremona, c'è un consorzio. Ecco, questo può essere un grosso aiuto, ecco. O forse la dimensione dell'RTD condiviso, no? Quindi che comunque. Allora, l'RTD condiviso va bene. Però, siccome la figura dell'RTD, se andiamo a leggere poi la normativa, è una figura che in teoria dovrebbe avere molto potere, vuol dire Quando che questa condivido. RTD viene a ficcare il naso dopo nella tua amministrazione. Non so quanto questa cosa sia gradita. Io però ne approfitto per rilanciare un mio personale spunto, chiamiamola proposta, che poi tramite i social, su LinkedIn, ho anche rilanciato verso chi fa poi le trattative, cioè di gestire una sorta di mentoring quando una persona va via, trovare un modo, perché poi ce ne può essere mille, di affiancare a una persona chiave uscente, una persona chiave entrante per un certo periodo di mesi, che potrebbe essere un po' di mesi prima dell'uscita della persona, oppure trovare una forma contrattuale, che adesso non credo esista, per far sì che una volta che questa persona è andata in pensione, per un periodo molto limitato, per un orario molto limitato, si affianchi alla persona Certo. entrante. Non nascondo che sto pensando anche al mio caso, io l'anno prossimo vado in pensione e mi dispiacerebbe che tutto il patrimonio di esperienza che ho vada disperso, ecco. Bene, Massimo, grazie mille per questa straordinaria testimonianza e che dire, in bocca al lupo, buon proseguimento. Grazie.